Io non scelgo questo tipo di vacanza perché è economica. Io scelgo questo tipo di vacanza con qualunque di queste tipologie perché voglio fare questa vacanza. Presenza di Dark Matter Energy! È la quarta nave da guerra Death Shadow! È l'Arcadia! Buongiorno viaggiatori, bentornati sul canale e in questo nuovo pippone. Ragazzi, quando ci mettiamo alla lavagna è un pippone. Per prima cosa, ancora, se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Seconda cosa, iscrivetevi al canale, va bene, l'ho detto troppo forte. Allora, volevo ragazzi fare due piccoli ragionamenti perché a volte si perde un pochino il lume, tra virgolette, delle occasioni o d'opportunità, cioè una bellissima mosca, che si possono creare quando si decide di voler fare una vacanza en plein air, scomodiamo il francese. Perché? Perché ultimamente sembra che sia rimasta come unica alternativa il camper o il van, basta. In realtà la vacanza in plein air è una cosa che esiste da tantissimi decenni e si fa con tanti tipi di cose. Volevo oggi, ragazzi, riassumervi un attimino e cercare di ragionare con voi per farvi capire che valutare quale possa essere la maniera migliore per fare le nostre vacanze in plein air non è poi così scontato. Allora, per prima cosa, ragazzi, dobbiamo ricordarci che dobbiamo tenere a mente un paio di considerazioni. Prima cosa, come è costituito il mio equipaggio? Mi vado a spiegare, scusate la faccia, mi sono schiacciato anche un gomito. Come è costituito il mio equipaggio? Nel senso, sono una persona singola, bene. Sono una persona singola giovane o di una certa età. Siamo una coppia giovane piuttosto che di una certa età. Siamo una famiglia, di che anni hanno i bambini, ok? Quindi queste sono varie tipologie e possono portare a differenti situazioni. Andiamo a fare un esempio. All'oggi, ragazzi, sapete che il mercato per tutto quanto riguarda i veicoli recreazionali è esploso. Quindi, veicoli usati costano un'ira di Dio, sono delle robe oscene. I veicoli nuovi costano un'ira di Dio, sono delle robe così. Andare sull'usato è sempre più complesso perché è molto facile prendere delle grosse fregature che poi mi comportano spese aggiuntive non indifferenti e quindi abbastanza complesso. Cominciamo con la situazione base. Allora, quando io decido di fare una vacanza in plein air, posso decidere di farlo in tenda, in carrello tenda, in roulotte, quindi comunque un rimorchio, oppure passo ad un veicolo singolo, quindi un camper van, camper inteso come il camper, il motorhome, il semi integrale, il van, cioè racchiudiamo tutto insieme nella stessa, camion camperizzato, nella stessa categoria. Quindi veicolo unico, autonomo, con la cellula abitativa dietro, una cellula abitativa staccata, che può essere ad esempio una roulotte, oppure un carrello tenda, una roulotte pieghevole, piuttosto che eliminiamo completamente e andiamo sulla tenda. Ci sono diversi tipi di vacanze che voglio fare, quindi io mi devo chiedere, perché attenzione che delle volte si perde anche questo tipo di concetto. Io vorrei fare delle cose, ok, ma le posso fare? Esempio, sono un padre di famiglia trentenne, mia moglie è più o meno coetanea, qualche anno meno, qualche anno in più, più o meno, due bambini piccoli di cui uno di 6 mesi, l'altro di 1 anno. Andiamo a fare libera in Sardegna 1 settimana. Non è che non si possa fare, complesso ragazzi, per un discorso di autonomia energetica, ma soprattutto di vani di stivaggio, di roba che mi devo portare dietro. Rendetevi conto che chi ha bambini piccoli, io ne ho due che ormai erano piccoli, sono un po' grandini, però mi ricordo cosa voleva dire andare via con il passeggino, il fasciatoio, il colla, le tir, la crema, dove l'ho messo, scalda il biberò. Un disastro, vai in arri sosta per forza. A questo punto, ragazzi, facciamo un pochino di analisi. Allora, dividiamo un attimino in due la nostra lavagna e mettiamo qua i veicoli che sono autonomi. Quindi, ad esempio, scriviamo il camper, d'accordo? Quindi abbiamo il camper che comprende il van, il motorhome, il semi integrale e via discorrendo. Quindi mezzo finito, quindi fine a se stesso con la sua assicurazione, la sua revisione, un veicolo. Dall'altra parte invece andiamo a vedere tutti degli strumenti, chiamiamoli strumenti per un attimo, che mi servono per fare la vacanza in plein air. Quindi ho la tenda, d'accordo, che è completamente autonoma perché parliamo solo ed unicamente di attrezzature che mi servono per il campeggio, e da questa parte quello che chiameremo rimorchio. Quindi il rimorchio mi identifica in realtà diverse cose, come abbiamo detto prima. Quindi dal carrello appendice, quindi scriviamo carrello, così ci capiamo tra carrello appendice e carrello tenda, e ad esempio la chiamiamola caravan, così
usiamo un po' di termini corretti. Perfetto, qui ci troviamo in tre diverse soluzioni in cui io posso fare le mie vacanze in plein air. Ma attenzione, c'è una cosa che non mi deve mai uscire di testa. Io non scelgo questo tipo di vacanza perché è economica. Io scelgo questo tipo di vacanza con qualunque di queste tipologie perché voglio fare questa vacanza. Ragazzi, questa è la cosa che voi vi dovete ricordare. Io non posso pensare di dire, ragazzi, compriamo una roulotte o un camper perché così risparmiamo e andiamo in vacanza. Spendi 20.000 euro, dove li hai risparmiati? Cioè, prima che li risparmi ci vuole qualche anno, capisci? Che se invece io voglio fare quelle vacanze, allora investo i miei soldi e vado a prendere le mie tipologie. Partiamo con la tenda. Secondo me la tenda è un'esperienza meravigliosa. Io spero che molti di voi siano andati in tenda, che sia in campeggio che sia in libera, un bellissimo bivacco in alta montagna. È sempre un'esperienza molto bella perché ti mette molto vicino al contatto con la natura. Svegliarsi alle 6 di mattina in piene Alpi o Dolomiti, aprire la tenda fuori, vedi bestie passare, è sempre una scena. Oppure di notte senti rumori e l'animale che ti si struscia, è figo. Paura magari da una parte, però bello da quell'altro. Viene da sé, ragazzi, che la tenda per fare libera vuol dire giro l'Italia con la tenda, dove posso la metto, dove non la posso, ordinare, di so, figo. Ma prevede il fatto che ho una buona propensione ad autoarrangiarmi e a sistemare le situazioni. Sicuramente una, massimo due persone, lo vedo molto di più per ragazzi giovani o comunque ragazzi anche meno giovani, ma senza figli e con tanta voglia di mettersi in gioco, quindi questo è un discorso. Investimenti per questo tipo di vacanza, veramente bassi. Ci sono varie tipologie di tende, è chiaro che io prendo una doppio telo, una ferrino, un qualcosa di veramente serio, vado vicino ai 200-300 euro di tenda e anche di più. Però diciamo che se partiamo con una normalissima T2 di Decathlon da 19 euro, 20 euro, ne ho una ancora di là che, pensate un po', quella mia tenda da 19 euro è stata l'Elephant and Treffen a meno 17 quando nel 2017 ho fatto l'Elephant and Treffen in moto, quindi si può fare con tutto. Chiaramente ho una spesa inerente alla tenda, i sacchi a pelo, il materassino, magari l'autogonfiante, due o tre cosine, mi porto dietro un minimo di power bank per avere un minimo di due taniche d'acqua in macchina, risolto il problema. Posso farmi le vacanze un po' in giro, mi vado a fare una bella scarpinata in montagna, il bivacco è consentito, vuol dire dal tramonto all'alba posso piantare la tenda, quindi quello non c'è problema. Se me la vedo male mi butto in un campeggio, gli do i suoi 30-40 euro che mi chiedono, ho le docce, mi ricarico, sistemo e via discorrendo. Quindi come base di appoggio ho il mio veicolo principale, la mia macchina, quindi non ho spese aggiuntive, non devo aumentare l'assicurazione o altro, devo solo comprarmi le piccole attrezzature che mi possono servire per la tenda. Quindi vado ad investire indicativamente, ragazzi, più o meno 1000 euro, d'accordo? 1000 euro che cosa vogliono dire? In questi 1000 euro noi abbiamo comprato una tenda di buona qualità, sedie, tavolini, un fornello da campeggio, una lampada, un power bank, due materassini, cioè tutto quello che mi può servire. Più o meno con un migliaio d'euro io sto comodo, più devo aggiungerci comunque i costi quando vado in vacanza. Quando vado in vacanza vuol dire che ho speso del gasolio o della benzina, ho speso nelle aree di sosta se mi ci sono fermato e di fatto ho terminato. Quindi comunque è la, diciamo, delle tre tipologie è quella più economica. Spostiamoci al discorso rimorchio carrello. Secondo me questa fascia, questo blocco, cioè quello dei rimorchi, in Italia è veramente buttato là ed è un peccato, cosa invece che in tutta Europa non è così, anzi è molto più sviluppato. Infatti lei, il settore caravan in Italia fa piangere, come esci è molto più elevato. Il vantaggio, ad esempio, tra scegliere un carrello, e andiamo a vedere di che tipi, piuttosto che una caravan, sono sostanziali. Ad esempio, se io scelgo un carrello ho due tipologie, posso scegliere un carrello tenda, vuol dire che di fatto è un rimorchio con propria targa, che quando arrivo si apre in 2000 parti, c'è il letto dentro, figo, una mini roulotte con la tenda sopra, basso costo, diciamo che con 1500-2000 euro ne prendo già in ottime condizioni se non semi nuovi. Se mi arrangio con 400-500 euro trovandolo magari da sistemare, ci devo mettere le mani. Però attenzione, si può anche fare con un normalissimo carrello appendice. Vantaggio svantaggio, due minuti ragazzi, di questo discorso carrello appendice piuttosto che rimorchio. Allora, carrello appendice ha uno svantaggio: può essere caricato al massimo entro 600 kg totali di tutto il carrello appendice. Il carrello appendice non è un rimorchio a sé stante perché non può mai viaggiare staccato dall'unica motrice a cui è legato. Io ho un carrello appendice, il carrello appendice non ha un suo libretto, viene riportato
sul libretto della mia macchina, può essere guidato, agganciato solo a quella macchina, d'accordo? Vantaggi: non ho praticamente, se non voglio spendere i miei 30-40 euro inerente all'assicurazione per i rischi statici, non paga il bollo, non ha nessun altro, perché di fatto per lo Stato italiano il carrello appendice non è nient'altro che un'estensione del mio baule, d'accordo? E soprattutto non soggiace a nessun limite di velocità. Io con il carrello appendice montato posso viaggiare a 130 km/h in autostrada, se invece ho un rimorchio sono limitato a 80 km/h, cosa ben diversa. Ecco che ad esempio ci portano sulle Caravan. La Caravan è un rimorchio attrezzato uso campeggio, dal peso completamente diverso e dal costo completamente diverso. Ora mettiamo in paragone un carrellino appendice. 300-400 euro lo trovo, l'importante è che ci siano presenti tutti i documenti, perché se non è presente almeno il vecchio, o non è stato tolto dal vecchio numero di targa, è un casino, non me ne faccio niente. Devo avere un carrello appendice dove sono presenti i documenti del carrello e l'intestazione dell'ultima targa con la notazione che è stata tolta, allora può essere riscritta su una nuova vettura. 300-400 euro più praticamente l'attrezzatura che io avrei preso per la tenda. Semplicemente ho un appoggio più comodo per quando vado in campeggio. Difficilmente, ragazzi, con i rimorchi mi faccio delle libere esagerate, oppure con questa parte dei rimorchi, con le Caravan lo posso fare, perché prevede il fatto che io arrivo e sia che sia il carrello tenda o il carrellino appendice mezzo trasformato, ingombro comunque suolo pubblico, quindi vado fuori dalla sua sagoma, incorro nel campeggio libero, non lo posso fare, prendo la multa, articolo 185 codice della strada. Caravan leggermente diverso, perché io la Caravan, se rispetto i limiti del 185, quando la Caravan è agganciata alla motrice è un veicolo unico, quindi è come fare libera con il camper. Chiaramente uno sberlone di 12 metri non è come avere un van corto di 5 metri, su quello siamo tutti d'accordo. Perché questa parte secondo me è stata molto tralasciata e male? Perché? Perché in realtà ti offre l'opportunità, e secondo me si rivolge a una tipologia specifica, in realtà due, persone che hanno bisogno di una buona sistemazione molto comoda, avendo a disposizione il veicolo per spostarsi dove e quando voglio. Vado a concretizzarmi. Sia che io ho fatto il carrellino appendice, il carrello tendo, ho la Caravan, ho una famiglia, quella di prima, ve lo ricordate, un anno e sei mesi, io appoggio la mia bellissima Caravan in campeggio, monto il circo esterno dei Casa Monica con anche il divieto di passaggio, le culturine, l'abete, l'albero di Natale, va bene, io ho una casa per la mia vacanza al mare, la casa al mare, e ho la macchina dove mi sposto, porto i bimbi a vedere Mirabilandia con la macchina, poi torniamo in campeggio, voi andate a giocare, io mi bevo una birretta, figo. Costi iniziali, dovete aggiungerci più o meno il migliaio d'euro più quello che costa la roulotte. Un carrello tenda o un carrello appendice possono variare dai 500 ai 1000-1500 euro indicativamente. Quindi gli facciamo un 500 più o meno 1500 euro. Mentre una Caravan, diciamo in decenti condizioni, può viaggiare dai 1500 più o meno ai 3.000 euro, d'accordo? Con questa cifra, 1.500-3.000 euro, compro già una Caravan più che dignitosa, messa bene, magari con poche infiltrazioni, devo però aggiungerci un sacco di altre spese. Il gancio della macchina, le assicurazioni aggiuntive, quindi sono comunque costi molto più elevati. Cominciate a capire perché quando vi dico che le vacanze in plein air, decidete di fare quel tipo di vacanza, non lo fate perché costa meno, perché a conti fatti la prima vostra uscita vi costa di più che fare due anni in vacanza in un hotel, e questo non ci sono dubbi. Ora andiamo alla fine, arrivare al camper van motorhome. Secondo me vengono usati male in Italia i camper van e motorhome. Perché? Perché vengono usati come una roulotte. I caravan, diciamo soprattutto i camper più grossi, quando produci un 7,20 m per la famiglia, mi autocostringi per forza ad andare in un'area di sosta, ve lo metto sui 1,20 m di bestia, cioè, non ci sta. Gli stalli dei parcheggi nostri in Italia per legge sono tra i 5 metri e i 5 metri e mezzo, dove glielo metto? Non lo posso parcheggiare, dovrei prendere due posti, non lo posso fare, prendo la multa, è un casino, il 157 codice della strada e tutto quello che viene dietro. Molte volte vengono usati i camper, spendendo 60-70 mila euro di camper, per comprare il camper, piantarlo dentro un rimessaggio, prenderlo due settimane all'anno, andare in campeggio, mi attacco alla corrente e lo uso come una roulotte. Comprati una roulotte, fai prima, compra la roulotte, stacchi la macchina, quando la roulotte è giù, guarda, ti vai a vedere tutto il circondario. Io ho dei bellissimi ricordi di quando, di una Valle d'Aosta 1986, avevo
8 anni praticamente, quando con l'allora roulotte dei miei si appoggiava e poi dopo con la macchina ti andavi a vedere il passo del piccolo San Bernardo, era bello, e alla sera tornavi e avevi la tua roulotte in campeggio. È esattamente come usano moltissimi camperisti alloggi che non hanno capito che invece di spendere 60.000 euro ne spendevo 20.000 in un'ottima caravan e godevo molto di più. Però, come non detto, questa tipologia dei camper van, secondo me, alloggi viene utilizzata in tantissime tipologie di persone, ma secondo me si confà molto di più a... cioè, devi dividere le branchie, la branchia delle persone solitarie, quindi la coppia giovane o anziana cambia poco, perché io mi immagino la coppia giovane su un bel van 540 sparsi dappertutto perché siamo dinamici, come vedo ad esempio il bellissimo semi integrale 6 metri, 6 metri e mezzo con la coppia di una persona magari in pensione che dicono adesso col mio camper poi andiamo a fare un pochino di lunghe tratte, come si rivolge alla famiglia per quanto riguarda i mansardati. Ma attenzione ragazzi, famiglie, ragionate bene su quello che andate a fare. Se investite 60-70 mila euro per un mezzo e poi me lo usate 2 settimane all'anno, secondo me state spendendo male i vostri soldi, però è una mia opinione, fatene quello che volete. Così come motorhome, vi discorrendo, sono mezzi nati per erano stati ideati per viaggiare, ultimamente è un pelo diverso. Quindi tutto questo ragazzi è per dirvi che, come potete vedere, ci sono tante varie, diverse tipologie di modalità per riuscire a fare le vacanze in plein air, perché voglio fare quel tipo di vacanza, non vado a fare la vacanza in tenda perché così costa poco, no. Spero ragazzi vi sia piaciuto un attimino questo piccolo discorso, anzi se avete dubbi, considerazioni, idee diverse, scrivetemi sotto nei commenti, perché come sapete arricchiscono tutti e a me piace la matto quando scrivete, perché gliene mettete, date tante condivisioni personali che spero possano aiutare tutti. Bene, cancello la lavagna, ci vediamo alla prossima.